Non è più possibile pensare che si possa, come dire, andare avanti in questa situazione dove fatta una legge, non trovato l'inganno, fatta una legge, tutto rimanga come prima. Ad un anno di distanza purtroppo noi siamo stati in quest'estate nelle campagne della Puglia con un'iniziativa che abbiamo fatto ancora in campo e purtroppo abbiamo potuto riscontrare che la situazione non è granché cambiata, nonostante ci siano stati alcuni arresti, c'è bisogno di intensificare i controlli ed anche in certa misura le misure repressive, ma anche le misure preventive. Ad un anno dall'entrata in vigore della legge numero 199 del 2016 riguardante le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, la CGIL BAT ha promosso a Trani un incontro per discutere sulla delicata e importante tematica. Per noi è importante il lavoro etico. La legge 199, oltre ad essere una legge che reprime, diciamo, i fenomeni di legalità, dà una grande possibilità alle imprese di uscire di costruire un'idea, una cultura della legalità, utilizzando la certificazione, utilizzando l'applicazione delle norme. I dati diffusi non sono per nulla confortanti. Nel 2016, infatti, in una ispezione su due sono state rilevate irregolarità. Su 5.000 aziende delle province di Bari e di Barletta-Andria-Trani sono state ben 2.348 le infrazioni accertate per numero di lavoratori, di cui in nero 1.618. Il lavoro nero che è fortemente presente, c'è una forte presenza di evasioni contrattuali, questo non solo nel settore agricolo dove spesso le buste paghe sono false e vengono pagate al 50%, ma siamo in presenza di una condizione generalizzata in tutti i settori, nel settore delle costruzioni, nel settore manifatturiero dove ci sono part time, lavoro grigio, quindi siamo in presenza di una cultura pervasiva dell'illegalità, quindi la nostra è una battaglia che non solo è sul versante repressivo ma anche quello di un controllo e di un governo, in particolar modo che le risorse pubbliche e gli appalti devono andare nella direzione di un controllo per chi applica le norme.